questo giorno, che è come il cuore dell'anno santo della misericordia, il mio pensiero va a tutte le popolazioni che più hanno sete di riconciliazione e di pace. Penso in particolare qui in Europa al dramma di chi patisce le conseguenze della violenza in Ucraina, di quanti rimangono nelle terre sconvolte dalle ostilità che hanno causato già varie migliaia di morti e di quanti più di 1 milione sono stati spinti a lasciarle dalla grave situazione che perdura. Ad essere coinvolti sono soprattutto anziani e bambini. Al Regina Coeli il pensiero e la preghiera di Papa Francesco sono andati alle popolazioni dell'Ucraina sconvolta dalle conseguenze del conflitto. Il pontefice ha deciso di promuovere un sostegno umanitario in loro favore con una speciale colletta in tutte le chiese cattoliche d'Europa domenica 24 aprile. Un segno, ha detto, di vicinanza e solidarietà che spera possa aiutare a promuovere senza ulteriori indugi la pace e il rispetto del diritto in quella terra tanto provata. Il Papa ha inoltre ricordato la prossima giornata mondiale contro le mine antiuomo, sottolineando come troppe persone continuino oggi ad essere uccise o mutilate da queste terribili armi e come uomini e donne coraggiosi rischino la vita per bonificare i terreni minati. Di qui ha concluso l'impegno per un mondo senza mine.